Amici di Tele Vignole, non hai idea di chi che è dall'altra banda della cornetta. Diego Morna, il baffo della Trentino Volley, è il candidato alle prossime provinciali come presidente. Ma scusa, è lesa maestà segretario del Se sono già stato segretario di cosa? TI? No, è lesa maestà segretario del TI invece. No, sicuramente no, no. Allora, Parlarmi del team. Diego, cosa ti è venuto in mente di entrare in politica? Ah, questo me lo domandano anche a me quasi tutte le sere prima di addormentarmi. Ho ancora la risposta precisa, se vogliamo fare ironia. Ma lei sta una specie di ispirazione sulla via quella che porta al palazzetto o a Piazza Dante? No, è una storia un po' lunga, che la vende lontana, è una storia della responsabilità, perché la mia generazione ha sicuramente un peso per la poca politica che l'ha fatta in questi anni, in questi ultimi 20 anni soprattutto, che non ha dedicato le risorse, la qualità delle risorse alla politica. Capito. E senta, che ne pensa di De Laurentiis? Perché chi tutti i programmi va bene, però alla fine pare che ognuno vada per suo conto. Sicuramente è un po' indeciso, così a vederlo, sicuramente ha la consapevolezza di un passo delicatissimo, perché lei alla presidenza degli artigiani è complicato abbandonare la posizione di responsabilità del genere per buttarsi in politica, se fa la solista, e se no deve tornare una decisione di un appoggio esterno e vedere cosa decide. Alla fine deciderà, penso. Ma voi vi se È la parlate. terza che dico che la settimana che viene decide. No, capito. Vi se parlate finora comunque, no? Sì, ma in totale armonia. Ho capito. E De Lugo Rossi, che virtualmente dovrebbe essere il suo avversario diretto, cosa ne pensero? Conoscendolo poco, non ho un pensiero preciso. È un avversario che è in una coalizione che non lo vedo tanto bene, non vedo tan ben perché il PAC col PD, non so cosa abbia in comune, è una roba un po' strana, Ho capito. ma Ed è là sicuramente non ho niente No, ed è là che fa che fa capolista. a dire. Un altro mistero della politica. E non venendo dalla politica non so svelare Ho certi capito. misteri. Cioè, se lui fu sta parlamentare, avreste fatto capolista qua in Se che fosse sta problemi grossi, 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 sì, Trentino? se no, no, di sicuro. Sarebbe sta a Roma, insomma. Insomma, se mi manda a Roma, è meglio che stai a Ho Roma, per capito, rispetto ai miei elettori. ho capito. E senta, parliamo un po' dei volley, perché è presentato Birarelli capitano, però è una via Kaczynski, una via Rosmani, via Rinador. È venuto Sokolov, è venuto Susso, è venuto Soler, che era il migliore, che avevano i migliori 91 del mondo, gli atleti più promettenti del mondo in grande crescita, quindi è l'inizio del nuovo ciclo. Sì, non è che il fatto che lui vaga in politica vuol dire che la Volley la resta acefala, insomma, ecco. No, assolutamente, assolutamente. Quindi i tifosi. Anche se dovesse, sì, sempre col sé davanti, rinunciare alla presidenza, è chiaro che la società non è fatta solo del presidente, ma è 220 persone che compone quella società. Anche perché lui la dice che o vince, ma l'opposizione del certo non si mette e si dimette, no? Mi pare di No, capire. perché non è il mio lavoro, non è il lavoro per il quale sono stata chiamata, è stata una proposta chiara e limpida di presiedere una coalizione che deve cercare di vincere per governare il Trentino, ma non per fare il consigliere. Se mi domandate di fare il consigliere non accettavo sicuramente. Quindi o tutto o niente. Ma no, non ho tutto niente. Sono preposto per un certo tipo di lavoro e ho accettato di fare quel lavoro. Se quel lavoro non riesco a farlo è inutile che faccia un altro, che non sono buono da fare. Ho capito. E senta, che adesso chi davanti a me è un profeta, no?
Da una banda la Coppa del Mondo, il titolo mondiale del volley, e dall'altra lui presidente della provincia. Che dica al profeta di mandare Del mondo vede metallo e l'uomo vede carne, quindi sono Sì. cose totalmente diverse. Ho capito, però sarei più contento di quale roba? Di tutte e due, immagino, A no? tutti e due, sicuramente. Quindi non scarteria niente. No, 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 assolutamente. Ho Assolutamente. capito. E senta, quei baffi da Cecco Beppe, che sta qualche volta che viene in mente detagliarli o pari per scommessa o. Dettagliarli no, tanti mi domandano quando mi taglio cosa devo fare per tagliarli, ma è Ma sempre una roba spiritosa e non ha ho capito. senso Ma tagliarli. fin da giovane era così Sì, o. da giovanissimo Ho proprio. capito. Ma proprio è un culto di gente di un certo tipo. È diventata un'abitudine, una parte della persona, del modo, di tutto, insomma è diventata ma in una parte integrata della Cioè, persona. quindi tornando a prima, se da sempre della Coppa del Mondo, se Ghedisem, se si taglia i baffi e diventa presidente, non lo taglia. No, 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 Ho capito. non serve queste robe per vincere le scommesse della vita. Chi vuole serietà, chi vuole sostanza, chi vuole concretezza, chi E vuole rispetto, chi vuole etica. certo, e senta le ultime robe, noi parliamo da Riva del Garda, sta Loppio Busa, che continua a parlarne da secoli, lui ha un'idea di cosa bisognerebbe fare? Sicuramente va a dare i tuoi progetti. Le ultime notizie che ho letto, le più recenti, è che è un progetto approvato e diciamo del valore, mi pare di 144 milioni, che l'hai proposto e approvato appunto dalla giunta provinciale, sia dal punto di vista tecnico che politico. E invece che è una proposta proveniente dal territorio che prevede un percorso diverso di un costo più basso, che sicuramente bisognerà guardare dentro. Ho capito, ma Il lavoro l'è da fare sicuramente, questo è poco ma sicuro. Quale, a dire la verità, non ho visto nei progetti, nei costi, nella pianificazione, né niente, quindi è un po'. E non sono un tuttologo. Certo, ma l'altro problema è qua la discarica della Mazda che è caduta dentro un sacco di soldi e che sta anche dei problemi con percolato, parchi che sia l'orizzonte finalmente, una modifica totale, poi è il caso di parlare ancora di inceneritori, dei termovalorizzatori. Ma no, il inceneritore pare che sia una storia del passato, Sì, appunto. superata da altre tecnologie anche, ma da un'altra cultura di come deve essere trattato il rifiuto. Il rifiuto è che è il forsu, che è la frazione organica dell'umido, che va trattata in una certa maniera, che è una risorsa, da quella può venire fuori il biogas si può fare la corrente elettrica, con la corrente elettrica si può fare tante robe e soprattutto si può pareggiare un bilancio e un costo anche della raccolta, con tutti gli altri rifiuti, scarti selezionati, chiaramente con la differenziata le destinazioni sono diverse, ma il segreto è un rifiuto farlo diventare un ricavo e non un costo. Ho capito, ho capito. E senta, lui sa che noi, forse non lo sa, stiamo mettendo su sta Repubblica indipendente di Vignole, no? Al paio delle frazioni qua, la nostra squadra del pallavolo l'ha fatta emergere alcuni giocatori. Se mica li mando su senza impegno, A Diego, cioè, provare. fanno doppa legge, vedere se va, boh, se no, ne rimanda a zona per problemi, insomma, gli sarebbe parametro zero. Ma il passaporto è logato per uscire dallo stato di No, ma noi che fermiamo il visto, noi che fermiamo il visto, sì, no, non c'è problemi. Ecco, invece se magari diventa presidente e ne buttesse avanti sto pacchettino di autonomia, noi che saremmo grati, anzi, potreste togliere su Zazza voti degli italiani all'estero, chiaramente, no? Ecco, interessante questo, Ecco, 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 attuale ecco, poi, attuale. appunto, appunto. Trentini all'estero. No, lascia perdere che forse questi di chi no, non è il caso. Ma lui che pensa di questa storia? No, 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 non esprimo un giudizio perché penso che sia,
senza vedere le carte, senza vedere. Sì, chiaro. Ma Sembra anche, potrebbe essere una montatura, potrebbe essere una verità, potrebbe essere tutto, per cui mai esprimere giudizi senza aver visto la documentazione. sì, po' dei mezzi della solidarietà, quindi insomma, cioè, se si parla di sfruni nell'aiutare gli altri, è quel che fa scalpore un po', mi No, pare di capire, certo. Ma mi sembra anche strano perché insomma l'associazione dei Trentini, per i Trentini, che fa Gasfugni insomma. non No, è una appunto. roba. Mi stetto a credere per principio perché penso più Certo, naturale pensare all'onestà che alla disonestà. Sarà insomma, le indagini, la ricerca, un controllo, ma insomma con estrema prudenza prima di esprimere un giudizio. Diego, tanti auguri, grazie della cortesia e Altrettanto soprattutto grazie. dell'autoironia. Grazie. Saluti, arrivederci. Arrivederci.